Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua su un nuovo video di Fortnite. Da essere passato da un cretino a essere passato a un buon giocatore, secondo me, nell'ultima partita. Oggi il terzo episodio che registro di Fortnite consecutivo, perché, raga, a me Fortnite piace. Poi la gente quando comincia a fare: ah, perché a te non ti piace, porti gli estratti live perché non ti va di registrare. Sono già, questa è la terza puntata che registro, probabilmente sarà che mi piace. Allora signori, link in descrizione per il Ciccio Gamer 89 live show di Roma e di Lugano. Biglietti già disponibili qui sotto in descrizione. In più, la mia guida ufficiale di Fortnite che vi farà diventare più bravi di ninja. Io ve lo dico, se la comprate solo all'acquisto, link in descrizione, poi uscirà nelle librerie, ai miei firmacopie, ai miei eventi, diventate dei mostri, raga, dei mostri. Allora, signori, paracadute sulle spalle e let's go. Anzi, è let's go! Allora, iniziamo subito. Boom! Così. Qui fuochi le scintille. Ah, io per fare la missione elimina amici presso i passatempi pomposi. Mi sembra che qua è abbastanza buono. Quindi andiamo. Vediamo un po'. Vi dico con tutta sincerità, è la terza volta, veramente, che provo ad atterrare a qua a pomposi. Ma c'è un botto di gente, raga. E anche se tu prendi un tetto prima di qualcun altro, atterrano dopo di te due o tre persone che aspettano che tu rompi il tetto per entrare e prendersi la cassa. Questo è quello che fa la gente. Ci sta anche un botto. Allora, imparando dal mio passato, a questo punto, se ce l'ho fatta, mi vado a prendere questa cassa qua. Ok? Che... vado a prendermi. Vai a fanculo, va. Ok. Vai a fanculo anche tu. Vai a prendere. Non vai a prendere, eh. Ok. 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 Cioè, per farvi capire lì che cosa sta succedendo, ragazzi. Ok. Ok. Cioè, non so se avete ben chiaro quello che in realtà sta succedendo qui. Perché è incredibile. È veramente, veramente, veramente incredibile. Allora, io porto un attimo pazienza. E... ma mortacci tua. Ma che cazzo mi ha colpito questo? Scusate, con che cosa mi ha colpito? Uno SCAR? Gesù, che cosa ha fatto? Mi ha ittato alla merda. Mi ha ittato malissimo. Comunque lo apprezzo, è uguale, però... Dio santo, che botta che fu preso. Vai a fanculo. Mi hai rotto i coglioni. Ah. Fanculo, raga. Ma che davvero? Oh. Chi eri? Gesù. Madò. Ah. Che bel... che belle. 7 kill. Ah. Ah, che fatica però. Guarda, ce n'è ancora uno. Beh, ci sta.
dai, fammi vedere. Fammi vedere i coriandoli. Fanculo, va. Meglio che te ne vai. Erano quasi coriandoli, regà, eh. Quasi coriandoli. Ok, nel dubbio, qua ho trovato delle bende che mi vado a prendere. Non credo che ci sia nessuno qua davanti a me, però perché non andare a vedere? Tanto giusto per cambiare un attimo giro, che me ne vado al motel. Se non è lootato, tanto meglio per me. Se c'è gente, tanto meglio per me, perché comunque sono in condizioni di poter tirare qualche bella botta. Qua mi ricordavo che c'erano le mele, quindi anche se c'è una, due mele. Anzi, in realtà ci stanno tre mele. A me va benissimo. C'è una mela enorme lì. La big mela. Allora, qui ci stanno un sacco di fratture, se vi può interessare. Non mi sembra lootato. Questa è un'ottima cosa. Magari ci potenziamo un po' di più, che non sarebbe male. Oh, è che non ci siamo potenziati così. Così ci siamo potenziati un botto, raga. Così un botto, un botto, un botto, un botto. A me va bene. Non ho molte munizioni, però diciamo che se può avere tutto dalla vita. Fatemi vedere se trovo qualcuno qua. Là c'è una frattura. Là. Ok, vedo uno. Quanto ha laggato? Ok. Lo sto asso. Ok. Meno male perché avevo finito tutto quanto, ragazzi. Avevo finito tutto, tutto, tutto. Beh, vi devo dire che comunque questo non era proprio un coglione, eh. Questo sapeva il fatto suo. Sapeva il suo fatto, yes. Però ci sta, bene, bene, bene. Comunque un consiglio che vi do, grande, 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 e che me ne sto accorgendo anch'io, delle volte bisogna veramente essere molto aggressivi su questo gioco. Molto, molto aggressivi. Se si è più aggressivi di quello che si pensa, di solito non va male. Di solito non va male. Voi vedete perché stai a fare così, che c'è le safe dietro al culo? Perché se vi ricordate, se vi ricordate, abbiamo le fratture qua davanti, quindi ce la possiamo giocare lootando mentre ce ne andiamo via, dai. Io quasi quasi me ne ritornerei a passatempi pomposi. Quasi quasi. Sentite però, io questo qua di ferro me lo prendo, perché comunque dalla 70 ai 100 di ferro me li dà. Cazzarola, ce ne frega a noi. Ah, è vero, poi c'è pure la cassa. Non siamo diventati ricchi, eh. Però allora, vediamo un po' cosa vedono i nostri occhi. Ok, che vedono? Una macchina. Che non è male, cioè nel senso. Bello lo scar, mannaggia la puttana. Poi questo qua, giustamente, ha provato. Niente, quando
Delle volte si incastra, raga. È un macello, eh. È un macello. La facciamo così. Ve la scastro per bene. Io, guarda, non mi ci trovo molto bene con quella. Preferisco giocarmela così. Seriamente lo dico, eh. Cose materiali ce l'abbiamo, niente di che. Però vorrei più materiali. In realtà, legno ok. Però qua fratture non ce ne stanno. Vado a prendermi quell'airdrop, che dite? Comunque vi ho detto, delle volte conviene anche ritornare sui propri passi, perché la gente comunque ovviamente si sposta. Infatti, se avete notato, ne abbiamo beccato una a passatempi con la macchina. Ok. Vedete? Qua se la giocano. Madonna, l'ho visto. Me lo son visto in faccia, ragazzi. Sappiate che così facendo comunque io attiro attenzione su di me, eh. Cazzo, è morto un emo, raga. Mo. Se avevo una jump, vi dico, l'avrei sicuramente tirata. Sicuramente. Diciamo che non gli dovrei dar tempo di curarsi. Tasci tua, sei forte, eh? Però puoi essere forte quanto cazzo ti pare. Aspetta che sei un dito al culo, non è che sei forte, sei proprio un dito al culo. Mortacci tua, 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 oh. Costa P90. Mortacci vostra, raga. Quarto. Quarto, un dito al culo questo. E sarà bravo. Ma faccio vedere la partita. Secondo me sì. È carina. Dai. Ci sta. E che se no poi dite che vi faccio vedere sempre solo quelle che vinco. Ma molte di quelle che non vi faccio vedere e che faccio 9 kill e poi muoio, non arrivo primo, secondo e non ve le faccio vedere. Però dai, la faccio vedere. No, la faccio vedere. Signori, spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. All'ultimo era forte, io non sono riuscito ad andargli sopra, ragazzi. Poi ho visto quell'altro sotto che mi sparava, sono dovuto scendere. E questo, bravo, ha continuato a pusharmi e mi ha spaccato la faccia. Signori, io spero che l'appuntamento di oggi vi sia piaciuto. Se fosse sì, mi raccomando, pollice in su, commentate, e non so se iscrivetevi. Al prossimo appuntamento, il vostro 89. Ciao ciao.